Ciao ragazzi, questa volta ve lo chiedo subito, un mi piace a questo video perché vorrei cercare davvero di arrivare almeno a 2000 like con queste pagelle, perché saranno pagelle un po' particolari nelle quali siamo obbligati a dire cose pesanti su alcuni giocatori e sull'allenatore della Juventus, quindi aprite bene le orecchie perché oggi saranno veramente delle pagelle, non dico definitive per l'opinione che si ha di una stagione intera, ma che rispecchiano di gran lunga quella che è stata una stagione particolare per la Juventus e purtroppo molto brutta. E c'è OneFootball, qui sotto in descrizione scaricatevi OneFootball per capire come ci prepareremo alla prossima partita, quella con l'Udinese che avevo sulla carta. Non è una partita complicata, però non era una partita complicata neanche quella con la Fiorentina, non ce n'erano tante, quella col Benevento, tra andata e ritorno Fiorentina-Benevento ovviamente non abbiamo fatto niente, quindi vabbè, OneFootball, discrezione. Allora ragazzi, volete sapere qual è la cosa peggiore secondo me di questo ennesimo stop della Juventus che non è inaspettato? Cioè, quando per l'ennesima volta arrivi a fare una brutta prestazione e ti porti a casa un brutto risultato e non sei arrabbiato perché non è una tantum, è la peggior sconfitta che puoi avere. Ce l'aspettavamo forse anche tutti che la Juventus non riuscisse a dare ancora una volta continuità alla squadra. Abbiamo mai vinto due partite di fila? E se ne abbiamo vinte due, abbiamo mai vinte tre? Ora non venivamo neanche da una striscia positiva, avevamo vinto col Parma, poi prima avevamo perso, poi... cioè, purtroppo quest'anno, cosa vi devo dire, va così. E nel video che vi ho pubblicato a caldo nel post partita, vi dicevo che in questo momento io fatico a trovare, o almeno davvero sono curioso, trovatemi un tifoso juventino che in questo momento ha la tranquillità di dire come la dirigenza, al prossimo anno io voglio Pirlo in panchina al 100%. Perché non è possibile. Non è possibile trovare un tifoso contento di Pirlo, ma lo stesso Pirlo va in conferenza stampa e dice che non è contento lui di quello che ha fatto e che non è contenta la società. Poi, in questo momento proprio siamo, secondo me, al punto più basso della gestione. La cosa tremenda è che 3 anni a questa parte arriviamo alla fine della stagione in cui morti, completamente morti. Ma completamente morti. Magari ci sono dei punti in stagione in cui qualcosina fai, parlo degli ultimi 3 anni, e poi arrivi alla fine che non ce ne hai più niente. Ma com'è possibile sta cosa? Ma spiegatemi com'è plausibile. Abbiamo cambiato di tutto, dagli allenatori ai preparatori ai giocatori. Adesso, quest'anno faremo l'altra parte di rivoluzione a questo punto. Qualcuno ieri mi chiedeva, no, oggi mi chiedeva perché sto registrando lo stesso giorno. Sei ancora convinto che non serve la rivoluzione? Non sono più convinto di niente, ragazzi. Non sono più veramente convinto di niente. Perché qualsiasi cosa che posso aver detto o è invecchiata male o si è rivelata essere una minchiata, giunti a questo punto. Cosa vi devo dire? La Juventus ha deluso completamente. Non, come dicevo ieri, ed è pure ieri, sempre oggi, c'è poco da salvare. C'è niente da salvare. Cioè, non c'è niente da salvare. Qualcuno mi faceva notare che anche Danilo c'è in realtà da salvare tra quelle poche cose che vi ho detto, e assolutamente sì. Danilo, Chiesa, Cuadrado. E i tanti gol di Ronaldo e Morata, che però in questo momento sembra anche una presa per il culo, dato che abbiamo una fase offensiva che è tremenda. E Pirlo poi mette anche la difesa 3 nella partita di oggi con la Fiorentina. Che cosa vuoi mai? Vabbè, anche la difesa 3. Così. Che si rivela una scelta efficace, perché poi il primo tempo fai addirittura 0 tiri in porta, vai sotto. Siamo andati bene con la difesa 3. Andati veramente bene con la difesa 3. Abbiamo fatto un tiro in porta anche stavolta, eh? Poi per fortuna è andato dentro. Occasione da gol, niente. Nulla più totale là davanti. Fase di possesso palla, sempre solo sterile, in orizzontale. Passaggi lenti, chiamati. Oggi tanti lanci che magari erano mancati durante l'anno. Così alla cazzo di cane. Così, però, boh, cioè. Sembra di vedere una partita davvero degli amatori, dove giochiamo noi, abbiamo la stessa fase offensiva, no, forse creiamo più azioni da gol perché con un lancio lungo magari cappellano quelli dietro, però qua siamo in Serie A, è difficile che cappellino. Quindi bisogna essere più bravi degli altri. Per portare a casa i risultati bisogna essere più bravi degli altri. Noi non ci stiamo dimostrando più bravi degli altri, ripeto, è veramente brutto quando arrivi al punto di dire, vabbè, ma guarda, me lo immaginavo, perché non siamo più bravi degli altri in questo momento, è tremendo. È la nostra sconfitta più grande. È la nostra veramente sconfitta maggiore. Ci sono tante cose brutte, signori, tantissime cose brutte. La cosa più tremenda, ve la dico proprio tranquillamente,
è che si è concluso il ciclo iniziato nel 2011-2012. Allora, nel 2011-2012 vinci lo scudetto perché non è la squadra più forte, ma hai più fame, più grinta, più voglia di tutti quegli altri e ti porti a casa lo scudetto. Quest'anno che hai una squadra forte rispetto a quella del 2011-2012, se vogliamo a livello d'Italia, di squadre italiane, o siamo la rosa più forte o siamo la seconda dietro l'Inter. Penso che non ci sia niente di male a dire questa cosa qua. E nonostante tu abbia una delle rose più forti, non ci metti del tuo. Perché ovviamente una squadra è composta da giocatori di un certo livello, e se non hai giocatori di un certo livello è difficile sempre vincere. Ma se quei giocatori di uno stesso livello, di un certo livello come quelli che abbiamo noi oggi, ci mettono loro per primi la consapevolezza che bisogna vincere le partite sudando e onorando la maglia, c'entra a fare. C'entra a fare. Poi, ripeto, penso che Pirlo abbia mostrato dei limiti grandissimi e ci abbia fatto capire che è difficile pensare di poter continuare con lui. Cioè, lo dico proprio sinceramente, io non vedo motivi. Al di là di quelli economici del risparmio del tipo, eh beh, c'ho lui sotto contratto e sono obbligato a tenerlo, vabbè, però quella lì non è una motivazione sportiva, non è una motivazione economica, non ci sono soldi, andiamo avanti con quello che c'è. Al lato sportivo, io ho visto, posso dire niente, se non all'inizio, perché era partito con un'idea di calcio che poi non c'è stata più, è stata completamente dimenticata. Cioè, cosa è successo all'idea che aveva Pirlo di attaccare con 1.000 uomini, si andava sempre in area con tanti uomini? Boh, boh, dov'è? Pirlo è clamorosamente insufficiente in questa partita e in tutta la stagione. Lui si era dato 6 di stima, no? Di incoraggiamento. Secondo me il voto è più basso rispetto al 6. Il 6 te lo prendi se ti qualifichi alla Champions League, e poi è un 6 molto tirato. Se, anzi, se ti qualifichi alla Champions League e mi vinci due competizioni, ti posso dare proprio un 6 pieno, perché quella che è la Juventus e gli obiettivi della Juventus, ti do 6, perfetto. Se ti qualifichi alla Champions da quarto e mi vinci la Supercoppa e magari mi perdi anche la Coppa Italia, è un 6 meno anche, forse pure un 5 e mezzo, forse pure un 5, perché boh, vabbè, questo è quanto per quanto riguarda l'allenatore. Adesso passiamo ai giocatori che hanno grandi colpi anche loro, secondo me. Szczęsny, vabbè, gli daremo 6 e mezzo, che ha fatto un paio di interventi decisivi, anche una bella uscita su Vlahovic, però c'è stato anche un momento in cui si è perso una palla che mi sono venuti i capelli bianchi, Quindi sì, non male, non malissimo, però rimaniamo concentrati sul fatto che ci sono anche dei momenti in cui sfarfalla ancora, Quindi sottolineiamola sta cosa. Delitto e Chiellini credo che possano essere considerabili sufficienti, ma da 6, proprio 6, niente di più, perché non c'è stato chissà che cosa. Bonucci un po' più indietro, infatti viene pure sostituito. Da 5 e mezzo direi Bonucci, e si fa anche solo 45 minuti. Non so perché, tre centrali. Cioè, sinceramente, nel pre-partito ho detto, boh, magari voleva giocare a specchi con la Fiorentina e giocarsela sul fatto che abbiamo dei giocatori più forti nei singoli, nell'individualità. Però la Fiorentina nel primo tempo ti ha mangiato in testa perché c'aveva voglia te, no? Beh, allora mettiti a specchio finché vuoi, che campa cavallo che l'erba cresce. Cosa vi devo dire? Alexandro, boh, giocava oggi? A Parma fa la doppietta, però era quello che vi dicevo l'altro giorno, no? Va bene, ha fatto la doppietta a Parma, ma questo non è che mi fa far cambiare idea su quello che è Alexandro in questa stagione, nelle ultime stagioni. Cioè, Alexandro ormai è un giocatore che io fatico a vedere come futuro della Juventus. Non penso che ci siano anche da parte sua le prospettive per continuare ad andare avanti con Alexandro come terzino sinistro titolare della Juve. Sarebbe tremendo, sarebbe secondo me tremenda. Arrendersi l'evidenza che sarà ancora Alessandro il titolare e che non si andrà ancora a investire in quella fase di campo, perché veramente non è possibile. Quadrado, San Quadrado, che è il giocatore, ripeto ancora una volta, secondo me più importante della stagione di questa Juve, ancora una volta sempre dribbling, superiorità numerica, corsa, fase offensiva, fase difensiva, terzino, ala, centrocampista, attaccante, l'endapartout, ve lo dico proprio in dialetto, l'endapartout è forte, cioè forse il giocatore più forte che abbiamo quest'anno è Juan Quadrado. Un po' Cuadrado, un po' Chiesa, sono loro che ci tolgono le castagne al fuoco con le giocate. Poi, vabbè, Ronaldo e Morata magari le buttano dentro, ma la costruzione delle azioni e le uniche azioni che abbiamo sono sugli esterni, sono Chiesa e Cuadrado e nulla più. E l'assenza di Chiesa si fa sentire. Poi prendiamo dei punti anche quando c'è Chiesa. Adesso non è che se c'è Chiesa le vinciamo tutte, no,
Però quando non c'è Chiesa è ancora peggio. Ed è veramente tremenda sta cosa. Rabiot, non una gran partita, poi fa fischiare anche un calcio di rigore alla Fiorentina che, ripeto, secondo me c'è. Non penso che si possa andare a parlare di arbitraggio, soprattutto dopo una partita tremenda come quella che abbiamo fatto anche oggi. Una partita insufficiente da 5 di Rabiot. Migliore Bentancur, che secondo me fa una partita da 6. Fase di recupero palloni molto buona, secondo me. Poi gli manca sempre quel cambio marcia. È un giocatore limitato ad un'unica fase, che però oggi ha fatto bene. Oggi, secondo me, ha fatto la partita che doveva fare Bentancur. Ecco, io da Bentancur pretendo questo. Cioè, se Bentancur mi fa sempre questa partita, io sono contento. Poi però gli manca uno o più giocatori di fianco che a centrocampo prendano veramente mano il centrocampo, e noi non ce li abbiamo. E lì, bam, 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 milioni, milioni di euro st'estate. Vi scongiuro, milioni di euro st'estate sul centrocampo. E non un nome, e non solo Locatelli. Se mi prendete solo Locatelli, veramente vado giù di testa. Locatelli all'inizio, se lo volete prendere, prendetelo. Però ci vuole anche altro. Ci vuole anche altro. E per cortesia, Ramsey, mai più, eh. Per cortesia, Ramsey, mai più. È impresentabile. È impresentabile. A livello atletico e a livello tecnico. Allora, Ramsey, secondo me, c'ha eventualmente due cose buone. Il piede, perché è educato, quindi la tecnica. E l'inserimento. Allora, cosa vi ricordate voi di Ramsey oggi? Io ho due ricordi di Ramsey. Il primo, quando l'unica azione che facciamo nel primo tempo la butta fuori, quindi l'inserimento lo fa bene, però poi non va a concretizzare effettivamente il gol, nell'unica azione, ripeto, di un tempo, una sola. E la seconda è un cross che fa su una punizione là in fondo, sulla sinistra, nel secondo tempo, che sbaglia completamente, fa ripartire la Fiorentina in contropiede. Allora, se ha due caratteristiche positive, che sono l'inserimento e il piede, e se ho due ricordi di una partita che vanno a coinvolgere direttamente queste due caratteristiche ed entrambe me le sbaglia, ma cosa gli puoi dare a questo Cristo? Secondo me da 4,5 Ramsey oggi. Da 4. Stessa cosa Ronaldo, perché qualcuno mi faceva notare su Instagram, mi diceva: ma come Ronaldo peggiore in campo? Allora Ramsey, allora Dybala? Beh, secondo me da Ronaldo devi pretendere sempre tanto di più. Da Ramsey io non mi aspetto niente. Io purtroppo, è da tutto l'anno che ve lo dico, ragazzi. Anche quando faceva delle partite che si diceva, ma secondo me da 6,5, io continuavo a dire, a me non piace, ragazzi, è un giocatore che non mi piace, mi dispiace tantissimo, è un giocatore che non mi passa nulla, non mi passa nessuna emozione, e badate bene che è difficile trovare dei giocatori che non mi passano nulla, e niente di niente, ma un altro forse è Bentancur, un altro che faccio fatica, paradossalmente mi piace molto più Rabiot di Bentancur, cosa vi devo dire, sono giocatori, dei giocatori che non mi passano niente, però almeno Bentancur so che in fase di recupero palloni può dire la sua. Io di Ramsey non riesco veramente a trovare una quadra del cerchio di Ramsey, non ce la faccio. Ronaldo, vi dicevo prima, da Ronaldo pretendi sempre tanto, anche nelle partite in cui ti fa il gol e basta, non lo vedi, ti fa un gol. A me dà fastidio perché dici, porca vacca, però Cristiano, però dice, vabbè, ha fatto gol, andiamo a mettere la statistica che va su. Non fa neanche più quello, ma figa, ma non è neanche più cattivo. Cioè, sembra veramente che lui mi stia facendo un favore a mettersi la maglia della Juventus, perché siamo in 10 e non facciamo l'undicesimo. Giungo, che quando l'anno scorso Sarri aveva avuto il coraggio di togliere Cristiano Ronaldo, forse questo gli è anche costato il posto, magari tra le altre cose, non lo sapremo mai, aveva fatto bene, avevo sottolineato il fatto che bisogna far così, cioè se Cristiano Ronaldo non va è come tutti gli altri calciatori, cioè può scendere anche lui, sti cazzi se si prende male. Infatti il cambio di Morata, io subito in diretta eravamo su Twitch, ho detto, ma come Morata per Dybala, e perché adesso? Cioè Ronaldo e Dybala ha fatto un primo tempo un po' così entrambi, secondo me ci stava ricominciare togliendo un difensore come è stato, inserendo un altro giocatore come Kulusevski, cambiare modulo, però il beneficio del dubbio se cambiare Dybala o Ronaldo, non è che c'ha il posto assicurato questo, è per quello che dice, secondo me Ronaldo anche lui da 4, 4 e mezzo, un po' come Ramsey, però per Ronaldo mi pesa tanto di più il voto, e per quello che vi dico, secondo me è il peggiore in campo, perché da Ronaldo ti aspetti tanto, perché figa, è Ronaldo, capocannoniere della Serie A, di questa Serie A, non della Serie A del 93, di questo campionato in corso è capocannoniere, di questo qui, tremendo, cioè uno dei Ronaldo migliori sotto il profilo realizzativo, forse il migliore a livello di statistiche,
e che può aumentare ancora di più, ed è questa roba qua. No, è tremendo, questo è qualcosa di tremendo. Come dicevo ieri, se non hai più voglia, Cristiano, quella è la porta, cioè, nessun problema, ti ringraziamo, grazie per quello che hai fatto, ma la Juventus ci rimane chi ha voglia di sudare, lottare e onorare la maglia, perché questa è la Juventus, eh. La Juventus è questa cosa qua, in cui se ti chiami Cristiano Ronaldo, ma Dybala, Morata, Kulusevski, Ramsey, gioca meglio di te, gioca gli altri, non giochi te. Mi spiace, questa è una cosa che ci deve essere sempre. Se giochi, non è perché sei capocannoniere, ma perché in questo momento ti stai meritando di giocare. E finché non ti rimeriti di giocare, puoi stare in panchina anche se sei capocannoniere, vuoi spaccare tutti i record, vuoi vincere la classifica, non me ne frega niente. Non me ne frega niente, quello lì è un plus. La Juventus deve andare in Champions. Per andare in Champions si passa ai tuoi gol. Dissi, per vincere lo scudetto affidiamoci a Ronaldo. No, adesso per andare in Champions abbiamo bisogno dei tuoi gol. Che ti riconosciamo adeguatamente a livello annuale. Quindi, per cortesia, dai, su. Dybala, io sinceramente faccio fatica a classificare la partita di Dybala. Ha giocato 45 minuti, nel primo tempo si accende una e una sola volta, andiamo vicini al gol, che è quella famosa palla che culmina con Ramsey che fa il pallonetto. Però l'unica occasione del primo tempo la crea Dybala. È poco, perché in 45 minuti la Juventus non può creare un'occasione, basta. Però l'unica scintilla, l'unica luce del primo tempo è quello lì. E nel secondo tempo l'unica luce, l'unica scintilla è il gol di Morata, Azione! Non è che abbiamo detto, vabbè, scelto Dybala, è entrato Morata, Morata ha fatto partita della vita. Morata ha portato sulla squadra, che è per quello che vi dicevo, avrei aspettato di capire se togliere addirittura Ronaldo. Morata da 7, se non 7 e mezzo, perché il primo pallone che tocca fa un capolavoro, un gol bellissimo. Però purtroppo, ragazzi, noi non creiamo niente. Ma com'è possibile che non creiamo mai niente? Ma niente di niente. Che era quello che mi aveva fatto incazzare con l'Atalanta. Che vi avevo detto, oh ragazzi, ma che brutta partita è stata con l'Atalanta. E mi continuavate a dire, no, beh, però sai, con l'Atalanta... però figa, fai un tiro in porta. Con l'Atalanta fai un tiro in porta nella partita. Col Parma nel primo tempo fai 0 tiro in porta. Con la Fiorentina fai un tiro in porta nella partita. Cioè, in 3 partite, cosa abbiamo giocato? Un tempo? Abbiamo fatto un tempo, fatto bene, che è il secondo tempo contro il Parma, penultimo in classifica, in casa nostra. Ah, beh, se in 3 partite abbiamo fatto bene un tempo così... Allora sarà tutto a posto. No, dai, adesso minchiata a parte. Troppo poco, Signoria, troppo poco, Cioè, non va mica bene. Non va bene. Che sia i calciatori, l'allenatore, non lo so. Ditemi voi chi è colpevole, ma non va mica bene, Non va bene. Punto, non va bene. Li ho detti tutti. Parte Kulusevski e McKenny che sono entrati, non hanno fatto chissà che cosa. Però anche qua McKenny, poraccio, ma fatemelo giocare nel suo ruolo. Ma anche Kulusevski. Allora... Torniamo sempre lì. Kulusevski si esprime bene largo in un attacco a 3 a destra. Non l'abbiamo mai fatto. Però la difesa a 3 la facciamo così a caso. Difesa 3, il 4-3-3 sa mai, modulo un po' troppo europeo, un po' troppo offensivo. Ma la difesa a 3 la facciamo. Però Kulusevski non ci gioca nel suo ruolo. Line alto a destra che deve occuparsi di quello e basta. McKenny è una mezzala. È una mezzala McKenny, ragazzi. È una mezzala McKenny. No, facciamogli fare l'esterno. Un po' a destra, un po' a sinistra. Poveracci allora. Poi qua tornano le colpe dell'allenatore. Poveracci. Sì, non avranno inciso, però se non mettiamo i giocatori nella condizione di fare bene, perché ci vanno a preoccupare che Ronaldo poi non si arrabbi, no, beh, allora, famoso, la gente che dice il problema a Ronaldo, non è un problema a Ronaldo perché non vuole Ronaldo. Diventa un problema se si deve andare tutti nella direzione di Ronaldo, anche quando le cose vanno male, perché sennò lui si arrabbia. Lì non mi va bene. Dimmi, tiro indietro dal discorso che, perché ripeto, secondo me a livello oggettivo Ronaldo ha fatto una gran stagione fino adesso, A livello di numeri, a livello di attaccante ha fatto una gran stagione. Però se nel momento del bisogno tu anteponi te stesso alla Juventus, Cristiano, alzo le mani, sei indifendibile, Sei indifendibile. L'unica cosa che ci tengo a ribadire e precisare, come sempre, è forza Juve. Adesso abbiamo una settimana di tempo per preparare la partita con l'Udinese. E io non so ovviamente i risultati delle altre, perché sto registrando mentre c'è Cagliari, Roma, appena fatto gol Carles Perez, e non so come finirà la classifica, non so neanche se dipende più da noi, però ti prego, cioè, abbiamo tra l'altro è bello che abbiamo 5 partite, in quelle 5 partite abbiamo l'Inter e Milan in casa nostra. Ah, vabbè, qual è l'inno dell'Europa League? Scrivetelo sotto nei commenti, così iniziamo a impararcelo, voilà. Che se l'andasse questo qua,
Se dobbiamo fare affidamento su quella che è stata la stagione della Juve, ciao.